Diciamo, l'anima centrale sono le associazioni ambientaliste di Imola, però via via si sono avvicinati a noi tanti altri comitati, persone libere, professionisti, avvocati, di tutto. Stiamo diventando un gruppone sempre più grande, io spero che alla fine abbraccerà la maggior parte dei cittadini di Imola. Allora, vi faccio, per chi ancora non sapesse un po' la nostra cronistoria, siamo venuti a sapere a primavera che c'era in mente questa cosa dell'ampliamento, forse alcuni lo sapevano, altri no, quindi alla fine siamo andati, abbiamo iniziato a informarci e soprattutto abbiamo detto, andiamo a vedere un po' i dati ambientali, perché che ci fosse questa discarica lo sapevamo tutti, ma qual era la situazione dell'ambiente? Ammetto che non eravamo molto ottimisti nei dati che avremmo trovato, ma la grande sorpresa è che i dati non c'erano, quindi da lì è iniziata tutta la nostra battaglia, perché non c'è dati sulla salute della gente, non ci sono dati ambientali. Per cui cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi tutti assieme, penso che sia storico quello che stiamo facendo io non ho memoria, vengo da 25 anni di volontariato nel WWF, non ho ricordi che sia mai stata fatta una cosa del genere a Imola, quindi il motivo ovviamente è molto grosso, ma siamo anche sorpresi positivamente di quello che sta succedendo. Quindi abbiamo avviato una raccolta fondi, che anche qui è stato sorprendente, moltissimi cittadini hanno risposto. Qual era l'obiettivo della raccolta fondi? Fare un'analisi critica dello studio di impatto ambientale e fare delle analisi indipendenti. Incredibilmente abbiamo raggiunto strada facendo un po' di soldi, tanto che siamo riusciti a fare l'analisi critica dello studio di impatto ambientale. Cosa significa? Vuol dire che nel frattempo la Regione ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale, abbiamo fatto le analisi e abbiamo fatto tutte le osservazioni allo studio di impatto ambientale. Allora, è venuto fuori, ovviamente l'abbiamo evidenziato, nel nostro studio mancano i dati, manca la valutazione di impatto sanitario, mancano i studi sul traffico, mancano tantissimi dati. Queste nostre osservazioni le abbiamo depositate in Regione, seguendo tutta la procedura di legge, e le abbiamo depositate in Procura, perché noi con tutto l'impegno, l'entusiasmo e i soldi che siamo riusciti a tirare su, non abbiamo la forza di poter andare a indagare a fondo. Ha detto bene prima di me un parlamentare dei 5 Stelle, che ha detto che bisogna fare un piano di caratterizzazione. Qui in tanti anni sono avvenuti tantissime uscite di percolato, lo sanno benissimo i residenti quante ne sono accadute, e non è mai stato fatto uno studio incredibile al di fuori della discarica, se questo famoso piano di caratterizzazione che la legge prevede, per poi eventualmente valutare una bonifica. No, questo non è mai stato fatto, quindi noi speriamo che la Procura si muova in fretta e faccia delle indagini a tutto campo sull'ambiente e sulla salute. Giusto per dare qualche dato adesso, quale sarà la l'iter che attende adesso il progetto? La Regione ha tempo fino al 23 di gennaio per esprimersi con un parere. È anche vero che la legge prevede che ci siano delle sospensive, cioè un periodo in cui la Regione chiede dei chiarimenti, delle integrazioni al proponente, per cui i tempi possono slittare. Però quello che noi ci stiamo chiedendo, ma la Regione su che base potrà esprimersi anche a seguito di queste integrazioni? Mancano talmente tanti dati che li aspettiamo al varco, perché che poi possa anche dare un parere positivo quando non hai dati minimi è un passo molto azzardato. Quindi io credo che la Regione, sapendo che adesso siamo in tanti e così agguerriti, ci penserà ben due volte prima di con leggerezza dare un parere in qualche modo. Poi se dovesse mai disgraziatamente dare un parere positivo, ovviamente non ci fermiamo, la nostra raccolta fondi va avanti e abbiamo già contattato un avvocato che è uno dei migliori in Italia, che ha vinto delle battaglie le più importanti ambientali, quindi che ha uno studio a Rovigo, si chiama Matteo Ceruti, andate a vedere su internet chi è, quindi una persona che ha vinto Porto Tolle e delle cause importantissime. Quindi noi andremo avanti ovviamente con la carica pesante, perché questa è una battaglia durissima.
poi arrivo alle analisi. Allora, abbiamo iniziato a fare un po' di analisi indipendente, cioè abbiamo fatto dei monitoraggi di 9 complementi di acqua, suoli, sedimenti, nervi e rondinella. Sono venuti fuori dei dati di alcuni inquinanti fuori limiti di legge, quindi parlo di stagno, ferro, piombo, idrocarburi pesanti, eccetera, quindi sono oltre i limiti di legge, quindi vuol dire che c'è un inquinamento al di fuori, che è uscito dalla discarica e che è con tutta probabilità correlabile all'attività della discarica, e tanti altri inquinanti che, anche non essendo oltre i limiti di legge, hanno un gradiente chiarissimo di aumento di crescita avvicinandosi alla discarica. Ma certo, qui bisogna aggiungere un tassello fondamentale: l'ARPA nel frattempo ha fatto dei campionamenti dentro la discarica e sono venuti fuori dei valori pazzeschi. Questo lo dice anche l'ARPA stessa, che è molto preoccupata. Sono stati fuori che giù in profondità ci sono dei livelli, ma molto oltre i limiti di legge. Ma quale legge? Quella dell'acqua da bere? No, la legge sui siti inquinati, quindi parliamo già di limiti altissimi. Bene, questi superano di molti ordini di grandezza. Di che cosa? Di nichel, arsenico, cromo esavalente. Ma io vi ricordo che la nostra discarica è autorizzata per rifiuti urbani e non pericolosi, per rifiuti speciali non pericolosi. Questa roba qui è quella che hanno trovato in grande abbondanza nella terra dei fuochi, nei buchi dove hanno seppellito dappertutto dei tossiconocivi, quindi questa è una cosa da chiarire assolutamente. Perché cosa c'è là dentro, in quella quantità, è una cosa che veramente ci deve preoccupare tutti. Altra cosa che ci ha detto l'ARPA: questi pozzi pescano giù fino a 15 metri, cioè dove, mi hanno detto, lo strato di argilla è fratturato. Ma se ci hanno detto che lo strato di argilla è di 80 metri, no? Ce l'hanno detto in più sedi, ma se invece non è così, ci sono delle trafilature sotto di sabbia e ovviamente il percolato si sta infilando lì. E abbiamo un carico, come ha già detto l'Emanuela prima, un carico di 4 milioni di tonnellate di rifiuti, che è una zona già che si muove, che è una zona sismica, è una zona che col peso gravitativo della discarica si è mossa, quindi l'ARPA prima ancora di noi è molto preoccupata di quello che ha trovato là dentro. Quindi noi adesso dobbiamo chiedere assolutamente certezza, chiarezza su tutta questa cosa, e tutti i dati che vengono fuori ci stanno aumentando ancora di più i dubbi. Chiudo con una cosa, per fare chiarezza, perché il nostro motto è vediamoci chiaro, veramente vi invito anche a voi a partecipare a questa grandissima crociata del vederci chiaro, che è quello della qualità dell'acqua. Allora, noi, dato che abbiamo fatto dei campionamenti Nervi e Rondinella e ci siamo appoggiati ad un laboratorio di analisi certificato, Lab Analysis di Pavia, quindi noi facciamo sempre nome e cognome di quello che facciamo, abbiamo detto: beh, proviamo, facciamo 3 campionamenti al rubinetto, vediamo che cosa beviamo. Ma la nostra intenzione non era quella di trovare una correlazione alla discarica. Abbiamo detto: vediamo, dato che mandiamo sui campioni, proviamo a vedere che cosa beviamo. Ci aspettavamo sinceramente dei dati abbastanza alti di nitrati, nitriti, ma non quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato dei livelli altissimi di alluminio. Noi siamo rimasti di alluminio. Questo cosa comporta? Non siamo medici. I medici, tra l'altro, ad ora non si sono fatti molto avanti in questa battaglia, però li aspettiamo a braccia aperte, se ci vengono a dare una mano anche loro. Fatto sta che livelli alti di alluminio, quindi io lo ribadisco, perché gira un po' a Imola questa cosa: ma è vero, non è vero, una bufala, ha voluto creare scompiglio. Cioè, allora, noi abbiamo fatto questi 3 campionamenti, non hanno un valore statistico, non stiamo dicendo che l'acqua di Imola è pessima, noi diciamo che quei 3 giorni lì, il 27 e 27 di ottobre, i livelli erano altissimi di alluminio. Come avete già visto su internet, che è girato, il livello massimo è accettabile, sono 200 microgrammi litro, in una scuola erano 480 microgrammi litro, cioè dei livelli altissimi. In questi giorni sto parlando con Perone dell'ASA, che stanno cercando di capirci, ma io una risposta non l'ho ancora avuta. Mi sta dicendo che forse il problema sono gli ultimi metri del rubinetto. Dico: ma scusi, ma sono foderati di alluminio i nostri rubinetti? Ma poi anche forse quando
qualcuno si beve una lattina di Coca-Cola, si beve dell'alluminio, io penso che con l'acqua corrente, anche se fossero foderati alluminio, cioè stiamo parlando di cose che noi, ovviamente, torniamo sul fatto che un piccolo dubbio sta diventando una montagna se tu non sei in grado di chiarirmi perché quel giorno i livelli di alluminio sono così alti. Quindi ripeto, non vogliamo fare del terrorismo, ma casualmente abbiamo trovato quei tre valori lì, alti, preoccupanti, quindi noi di nuovo vogliamo risposte, non vogliamo fare allarmismo e quindi invitiamo tutti a non fare lo struzzo, a mettere la testa sotto la sabbia, perché è chiaro che a tutti piace sentirci dire che va tutto bene, sentirci rassicurati, ma non è il momento questo delle rassicurazioni, è il momento dei chiarimenti, di andare a fondo, perché la salute nostra, ma più che nostra, dei nostri figli, è la cosa più importante. Se questi bevono acqua, ecco, questo è il mio. Se questi bevono dell'acqua che è avvelenata, cioè, ma questi sono piccoli, quindi la nostra preoccupazione va a loro più che a noi. Detto questo, io chiudo qui, forse l'ultimissima cosa sul tema della partecipazione, ma ne parlerà meglio Bolognese, che dopo di me. Siamo stati proprio snobbati completamente dal nostro sindaco di Imola, non ha mai voluto un'interlocuzione con noi in nessun modo. La prima che ci concede è il 10, che sarà in consiglio comunale, per cui siete invitati tutti a partecipare, ma sarà una cosa finta, impacchettata, ci dà 10-15 minuti in cui uno di noi dovrà parlare a nome di tutti, tutto asettico, ma che razza di partecipazione è questa? I cittadini devono chiedere, vogliono sapere, dobbiamo parlare, non che vai lì e dici la tua e poi tutti zitti, no, perché in consiglio ci sono delle regole rigide. Ma perché non è mai venuto ai tavoli? Perché non ha mai stabilito un confronto con la cittadinanza? Ma stiamo parlando della discarica più grande dell'Emilia Romagna, che diventerà una delle più grandi d'Italia. È uno scandalo che questi politici, il nostro sindaco, che non a caso si chiama Manca, per chi non lo sapesse, manchi sempre. È una cosa che è inaccettabile. Con questo io ho finito, grazie. Però non vi diamo solo brutte notizie, cerchiamo di essere propositivi, perché noi ci arrabbiamo, ci indigniamo, però poi cerchiamo soluzioni, questo è quello che fa il Movimento 5 Stelle. Quindi Massimo Baroni, deputato, e Daniele Baraccani, consigliere al Comune di Imola, ci daranno una buona notizia. Eh sì, grazie al cielo. Grazie all'aiuto dei cittadini, dei comitati, del movimento, siamo riusciti ad arrivare al primo traguardo che ci eravamo prefissati, cioè al traguardo dei 15.000 euro. E questo ci permetterà di fare tutte le analisi del caso, di portare delle analisi indipendenti e di confrontarci con il comune, con AMI e era tutto quello che c'era dietro. Quindi, primo traguardo raggiunto, 15.000 euro a disposizione dei cittadini. Allora, io ringrazio Daniele, per chi non mi conosce sono Massimo Baroni della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. Allora, quello che stavamo facendo noi oggi, per chi insomma ovviamente noi l'abbiamo capito, ma per quelli che sono un po' lontani, se si vogliono avvicinare, noi stiamo facendo una grande operazione di prevenzione primaria qui ad Imola. Prevenzione primaria significa in sanità e in salute evitare che le persone si ammalino. Forse non stiamo parlando di noi, forse non siamo preoccupati di noi in questo momento, ma siamo soprattutto preoccupati dei nostri figli, dei nostri nipoti, nel momento in cui i dati, per chi come me viene da fuori, insomma, si è dovuto informare su una situazione locale, regionale come questa, e anche sentendo ora le parole veramente della vostra rappresentante del comitato, sono rimasto veramente basito. Voi avete la più grande discarica della regione Emilia Romagna, parliamo di 4 milioni di tonnellate, stiamo parlando di pozzi spia che hanno avuto una misurazione
da parte dell'ARPA, la vostra agenzia regionale della protezione ambientale, che sta cercando di passarvi delle informazioni, ma loro non fanno giornalismo, non fanno media, non vanno in televisione, quindi c'è qualcuno che si dovrà far carico. Adesso noi stiamo cercando, insieme al comitati locali, insieme ai portavoci del Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, a dirvi: signori, la responsabilità di questo futuro, del nostro futuro, è nostra in questo momento. Noi possiamo evitare che fra 20 anni bisognerà fare tante operazioni di diagnosi e cura, eccetera, eccetera, dove bisognerà investire milioni e milioni di euro, perché noi oggi facciamo prevenzione primaria. Non vogliamo più che la raccolta differenziata sia ferma al palo da anni, tra il 53 e il 55%, quando poi il politico vi vende da sempre che vogliono raggiungere il 70, l'80%, però questa è sempre ferma. Cosa fanno loro per aiutare voi a fare la raccolta differenziata? Cioè andare a monte del problema. Qualsiasi operazione di prevenzione primaria è andare a monte di un problema che noi sappiamo che tra 20 anni diventerà un problema molto grosso in termini di salute a chi sarà al posto nostro. Questo è importantissimo capirlo, perché è una sfida ed è solo il sognatore, solo la persona che intuisce il futuro è in grado di prendersi questa responsabilità, e sono i cittadini che sono in questo momento qua, che sono già un passo avanti rispetto a quello che effettivamente possono fare i politici, perché noi stiamo cercando semplicemente di informarvi che i dati vanno presi e vanno comunicati. I giornalisti forse in questo momento sono anche in un problema di un conflitto di interessi, perché quello che vi diceva prima Carlo Martelli relativamente al consorzio che gestisce la discarica è un enorme conflitto di interessi, perché se lui deve fare profitto ha bisogno di immondizia. Perché se è stato comprato un calanco 20 anni fa, già si sapeva, queste persone già sapevano che avrebbero raddoppiato la cubatura di questa discarica. E allora andate a vedere chi è il presidente di Autoblu e cosa faceva prima, se si occupava di immondizia forse. Sicuramente non si occupava di raccolta differenziata. Allora quello che proviamo a fare noi è cercare di cambiare un modo di pensare, di prenderci delle responsabilità non oggi, ma tra 20 anni, di quello che sarà il nostro futuro. È una cosa allo stesso momento semplice ma difficilissima, perché bisogna cambiare le nostre abitudini. Anche questa è un'operazione di salute mentale, anche questa è un'operazione di prevenzione primaria, anche questa è una grande sfida, perché è una capacità di riuscire a canalizzare le nostre energie positive con un po' di rabbia, con un po' di organizzazione, cercando di stare un po' insieme e di non litigare sui particolari, sulle stupidaggini, veramente per cercare di cambiare un sistema politico-amministrativo che vuole restare dai cittadini, vuole restare lontano dai cittadini, vuole mettervi davanti a un conflitto in cui chi sta vicino al nuovo calanco viene detassato. Gli dicono ma sì, ma ti facciamo pagare meno tasse, però cosa fanno? Gli fanno capire che praticamente quella zona avrà un valore estremamente inferiore tra 10 anni, le case che stanno lì avranno un valore, quindi vi comprano queste persone con delle briciole di pane. Allora è questo il modo, l'offerta che nessuno può evitare di accettare. Adesso lo fanno col gioco d'azzardo, è una cosa incredibile. C'è un emendamento studiato negli studi legali delle concessionarie del gioco d'azzardo, in cui vogliono comprare i sindaci, perché diranno: se voi vi tenete le VLT e le slot machine della vostra città e non date retta ai cittadini, perché la maggior parte dei cittadini non li vuole, vi diamo l'1%, 2% del fatturato. E allora il sindaco poi verrà da voi: io non posso dare i servizi sociali se non ci teniamo le VLT e le slot machine. Capite com'è tutto molto ben pensato? Allora noi dobbiamo pensare ancora meglio cosa pensano loro, perché questo è il loro modo di pensare. Vogliono fregarvi da qui a 20 anni, mettendovi in una situazione di ricatto.
in cui voi tra 5 anni siete già sotto ricatto perché vi è passata una decisione sotto il naso oggi. Qua mi fermo. Bellissimo parole. Allora, c'è una persona che è praticamente una vita che combatte contro l'era. È una persona veramente preparata, purtroppo non vi darà delle buone notizie, anzi parlerà di salute e di ricaduta dell'inquinamento sulla salute nostra. Questa persona si chiama Massimo Bolognesi. Grazie. Ciao. Innanzitutto mi presento, sono Massimo Bolognesi, sono ingegnere ambientale, cittadino imolese fino a qualche anno fa, mi sono trasferito a Riolo, comunque lavoro su Imola, e mi sono trovato questa bella notizia della discarica che si raddoppiava e sconfinava addirittura in comune di Riolo, ma fantastico, ci veniamo inseguiti da era. Io volevo prima di tutto fare 3 ringraziamenti. Innanzitutto un ringraziamento a tutti quanti i ragazzi del 5 Stelle per questa opportunità che hanno dato a questa battaglia, a questa vertenza importante di arrivare a un livello nazionale e portare fuori da quel palazzo un progetto che avrà pesanti ricadute sulla nostra salute. Questo è il primo ringraziamento. Grazie a tutti quanti i ragazzi, grazie ai parlamentari, grazie ai candidati, grazie a tutti. Secondo ringraziamento, siccome sono convinto che questa sia una vertenza della cittadinanza, di ogni cittadino, di qualsiasi colore, parte politica, sono a ringraziare anche tutti coloro che anche non hanno votato 5 Stelle, forse non lo voteranno mai, ma sono d'accordo che la loro salute è più importante del seguire una bandiera fino al baratro. Quindi questo è un ringraziamento. Qualunque cittadino, qualunque candidato, qualunque consigliere comunale che vorrà sostenere questa vertenza collettiva contro il mostro della discarica dei Tremonti, questo avrà il mio ringraziamento e penso il ringraziamento di tutti coloro che sono interessati a questa battaglia. Il terzo ringraziamento invece lo voglio dare ai cittadini che hanno contribuito a questa battaglia, a tutti coloro che stanno venendo sempre più coinvolti da questa vertenza che è la vertenza più importante del nostro territorio almeno di questi ultimi 20-30 anni. Noi siamo abituati a ricevere troppe informazioni, ne riceviamo troppe e non riusciamo mai a elaborarle, mai a tirare i fili tra una notizia passata 6 mesi fa, una notizia di 2 giorni fa e la notizia che avremo tra 6 settimane. In questi 2 giorni ne sono arrivate 2, che sono due bombe su questo progetto, ma su ogni altro progetto di questo tipo. Uno è il dato degli 84.400 morti che l'Unione Europea ha censito per l'Italia. Non i morti sono molti di più. Si parla dei morti evitabili, quelli delle persone che stanno bene, che improvvisamente sono lì in giro, che stramazzano a terra. Sono i morti legati alle PM10, sono i morti legati all'inquinamento, sono i morti legati all'ozono. Non riusciamo mai a fare il 2+2 con le targhe alterne, con i giovedì della chiusura del traffico, quando ci fermano il traffico perché abbiamo superato i picchi, tutti quanti a lamentarci che non possiamo prendere la macchina, ma non ce la raccontano tutta. Ci dicono che per l'ambiente, no, perché moriamo come le mosche, ragazzi, e non ce la vengono a raccontare tutta, i dati li hanno. E lo sanno ed è per questo che fanno queste cose, targhe alterne e quant'altro. Però noi non riusciamo mai a fare 2+2. L'altra notizia di qualche giorno prima è che ci hanno messo ancora in mora perché stiamo continuando a non chiudere le discariche. L'Unione Europea ha detto che le discariche sono da chiudere. E noi cosa facciamo? Facciamo un altro? La raddoppiamo? Fin tanto che ci chiede l'Europa, ci chiede qualsiasi schifezza, ce lo chiede l'Europa,
quando ci chiedono delle cose fatte bene, ma non è così importante per questa Europa. E allora, insomma, le cose devono andare pari. Se l'Europa ci chiede dei sacrifici, quando ci propone delle strade virtuose, dobbiamo seguirle. Qui sui rifiuti, l'Europa ci dice che la discarica non si deve fare, l'incenerimento, ma deve essere proprio l'ultima spiaggia. Si devono fare tutte quelle cose che vi hanno già accennato i parlamentari prima. E quindi la salute è un bene fondamentale. Le discariche buttano, sprecano energia, sprecano territorio e fanno male. Ed è per quello che ci sono grossissimi interessi sotto. Ci sono grossissimi interessi sotto perché a smaltire il rifiuto si prendono soldi. Ci hanno dato un dato più o meno, non so quanto attendibile, ma comunque a portare una tonnellata di rifiuti in discarica si prendono 100 euro. La previsione è 4 milioni di tonnellate, sono 400 euro. Sono 400 milioni di euro, è un bel po' di soldi. Ma adesso come siamo messi? È per quello il vediamoci chiaro che è diventato importante. Cosa c'è adesso là sotto? Visto che le analisi ARPA ci hanno detto che c'è il nickel, c'è cromo esavalente, c'è arsenico, con percentuali dalle 3 alle 7 volte oltre i limiti di legge dei suoni inquinati. Cosa ci fa quella roba là dentro? La discarica nostra è per rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani e per rifiuti speciali non pericolosi. Quella roba non ci doveva essere in discarica. Come ci è finita? Allora, che garanzie abbiamo avuto?